Long play e breve recensione di Sonic per Commodore 64. Chi mi segue sa che io sono un appassionato di Sega Master System e che il mio canale tratta soprattutto quella console e poi anche qualcosa di Sega Mega Drive e Game Gear. Però quando ho visto questo Sonic per Commodore 64 non ho resistito, è troppo bello. È la conversione del primo episodio uscito su Sega Master System che per me è il Sonic più bello di tutti i tempi. Alla recensione di Sonic su Master System ho dato 9.2 e vi invito, se siete interessati, a guardare quel video per avere maggiori informazioni su questo titolo. Qui mi limiterò a sottolineare le differenze tra questa versione e l'originale per Sega Master System. Sonic è comunque un videogioco di piattaforme la cui particolarità è la velocità, anche se in questa versione, così come in quella per Master System, la velocità viene leggermente meno rispetto a quella per Mega Drive e il gameplay è sicuramente più simile a un videogioco di piattaforme tradizionale. Sono presenti 6 schemi suddivisi ciascuno in 3 livelli con il relativo boss finale e poi anche necessario trovare 6 smeraldi Chaos nascosti nei livelli. In più ci sono questi schemi bonus, ne stiamo guardando uno adesso. Per quanto riguarda le differenze rispetto alla versione del Master System, io partirei dal sonoro. Le musiche sono semplicemente fantastiche, in qualche caso mi sono sembrate addirittura meglio di quelle del Master System. Gli effetti sonori in generale sono ben riprodotti, qualcuno invece suona un po' male, peggio della versione per Master System. La grafica presenta un minor numero di colori a video e una risoluzione diversa, a volte sembra maggiore, a volte inferiore. Però il dettaglio si è mantenuto più o meno agli stessi livelli della console Sega 8-bit e il risultato è incredibile, spettacolare. Qualche livello fa vedere di più la carenza di colori rispetto ad altri, però in generale direi che non si può rimanere altro che soddisfatti. Lo scrolling mi è sembrato un pochino più lento e anche leggermente incerto, però ragazzi, questo potrebbe essere un problema dell'emulatore o potrei essere io che ho sbagliato qualche impostazione, perché non sono un esperto di emulazione del Commodore 64. Se ho fatto tutto giusto, effettivamente lo scrolling non è pulito e veloce come quello del Master System. Segnalo che il secondo livello del secondo schema su Master System ha uno scorrimento automatico, cioè lo schermo scrolla da solo, e invece qui è diventato uno schema normale. A parte questo, il level design mi è sembrato riprodotto in maniera super fedele. Chiaramente potrebbe esserci qualche lieve differenza, perché io non ho provato i due giochi contemporaneamente per fare una comparazione. Sono andato a memoria, ma mi è sembrata una riproduzione pressoché perfetta. Quindi il level design di questo titolo è superbo. La giocabilità è fantastica, i controlli sono buoni, del resto la versione per Master System sfruttava un solo tasto e quindi ben si adatta allo standard di controlli per Commodore 64, che nel 99% dei casi credo sfruttava un tasto solo. Quindi ricapitolando, giocabilità e controlli di grandissima qualità, ma leggermente inferiori al Sega Master System, perché qua c'è un diverso feeling coi comandi, forse la risposta non è proprio così puntuale come sulla console Sega
e qualcosa viene perso, ma guardate, proprio poco, Per finire, la longevità, beh, non è proprio la caratteristica principale di Sonic, non è un videogioco di ruolo, non è un gioco strategico. Comunque io ritengo che la longevità sia assolutamente più che sufficiente. Non è difficilissimo, mi è sembrato però leggermente più difficile rispetto all'originale. Forse questo è dovuto al fatto che i controlli sono leggerissimamente peggiori. A fine recensione troverete la mia valutazione numerica per questa fantastica conversione di Sonic. A Sonic per Master System ho dato 9.2. 9,2. Questa conversione ha un impianto tecnico maestoso per un Commodore 64. I controlli sono comunque ottimi, anche se gli manca qualcosina per essere perfetti come su Master System. La longevità non è il punto forte di questo videogioco. Manca un livello scorrimento automatico, o meglio c'è, ma non ha lo scorrimento automatico. Quindi dal mio punto di vista inferiore all'originale, ma di pochissimo. E niente, a fine recensione potete vedere il mio voto personale. Ad ogni modo, per me è stata una fantastica scoperta. Guardate, è stupendo. Se siete amanti del Commodore 64 e desideravate Sonic, questa è una cosa meravigliosa. Adesso mi ammutolisco, vi ringrazio per la visione, come sempre un like e un'iscrizione al mio canale sono sempre molto graditi, e anche una bella condivisione del video fa sempre piacere. Ah, dimenticavo, in descrizione vi metto il link per scaricare il gioco, e tra l'altro questo gioco sfrutta un'espansione di memoria che si chiama Reu, e quindi se usate un emulatore dovete settare delle impostazioni. Se lo giocate su un Commodore 64 128 originale dovete avere questa espansione.